proprio non vedevo. No, si comincia così con un culo enorme. Ma questo è l'inizio o è il trailer? Tutte e due. Ah, ok. Cioè, era nel trailer. Allora, devo dire che si comincia già bene, guarda. Con stile si Cioè, guarda, lei è comincia. un culo e lui è un leone, il cacciatore e la preda, hai capito la metafora? Guarda, c'è anche un leone accanto, se non ci fosse chiaro. Lei è la preda. Lei è la preda, lei è il culo, sai quello Non ti lì che viene a preoccupare, chiappare. baby, ti aiuterò. Lei deve morire. È una partita a due. E io sono la più forte, perché agisco nell'ombra. Fantastico. Un genio! No, comincia benissimo! No, guarda, comincia proprio bene! Guarda, guarda che roba, proprio. No, guarda là! È tipo. Adesso ci sarà una trama tipo James Bond con Sì, ma l'aspetto, secondo te continuo. continuerà la nostra teoria Spero di sì. che su Maccio Capatonda, Io spero che. passava di lì, secondo me passava di lì per strada e ha detto Maccio Capatonda, sei finito nel mio film. No, secondo No. me continuerà. Guarda la James Bond. Ma la James Ma Bond. Lori del Santo ha sentito il nostro Ma io, guarda, suggerimento. io spero di sì. Io Speriamo, spero che eh. sia così. Cioè che lei è a capo Il di capo un'agenzia del dell'agenzia, esatto, del crimine crimine. che ha trame in Tipo tutto il mondo. Tipo Spectre Spectre, che si maschera da agenzia ok. È tornato pubblicitaria. il papero. Sì, è tornato il papero che quello fa Le le flessioni flessioni. a caso. Esatto. Papero il personaggio, non vorrei, non Parliamo, vorrei se offendesse mai l'attore. noi parliamo sempre dei personaggi, mai degli attori. Mai degli Nel attori. caso ci volessero querelare, Ma noi parliamo sempre no, dei assolutamente. personaggi. Come d'accordo, Ecco, aspettami sotto casa. Ti saluto e prendo la chiave. Non ti far riconoscere, sarò accompagnata. Mi dispiace solo di non poterti baciare. E dai, ci saranno altre occasioni. Ok, come vuoi tu. Ma così per non farsi riconoscere si è messo nudo in mezzo alla città. Ma certo, ora si toglie anche i pantaloni e Ora rimane in vediamo mutande. il suo arresto. Ok, ma ha intenzione di picchiarla. No, secondo me lei è tipo uscita da una manga giapponese. Come si chiama Il mio questo? autista ti verrà Era il. Il signor Calò. Numero 2. Ma chi è? No, è un vecchio appartamento. Ma sta tessendo trame sacrileghe lei, cioè. Troppi ricordi incancellabili. Così. Lei sta dando ordini ai suoi Sì. killer. Ah, avevi tenuto un segreto? Era da tempo che volevo andare in discoteca con te. Mi piace guardarti quando balli. Sei lo È stesso. un linguaggio Preciso. che è per preparare l'omicidio, Andando di perché loro non scherzo, si fanno sgamare devo uscire al con una stasi telefono. ipnotica. Ti aiuterò io, lo sai che vorrei essere al tuo Ma è fianco. italiano? Stasera lo sarai. È dell'Alto Adige, quando vai lì ti fa, no? Voi Se venite da devo Italia. contenere una grossa percentuale di noia, non ci possono essere ogni giorno fuochi artificiali. Si è felici quando ci si abitua, quando accettiamo di mostrare E questi tutto. sono messaggi. Non ci possono essere ogni giorno fuochi Stasera. artificiali. Meteo avverso, danno pioggia. Non importa. Pioggia, danno pioggia. Sì. Inteso, a dopo Sarà Stefano. difficile, Ciao. vuol dire che ci saranno delle guardie che dovrei eliminare per questo che danno pioggia. Tutti ordini Sì, criptici sono dei dati crimini. a telefono. Certo, lei non è così fessa da farsi sgamare durante una. Buonasera, signora. Si fermi. È ok, lo conosco. Conosce, guardalo com'è arrivato. Era in incognito, mi sembra Marty McFly quando torna negli anni 50. Patrick, tu vieni con me. Danny, tu vai con l'altra macchina. È bellissimo. Ma te lo puoi immaginare uno passa così incappucciato tutto. Lo conosco. No, nulla di losco o di sospetto. Benvenuta Ma inizia alla grande questa allora. Guarda, siamo tornati nel locale ambiguo. È venuta qui per ingaggiare un assassino e si nasconde tra i trans. Buonasera. Buonasera. Benvenuta regina del jet set. Mi sorprendi, non pensavo ti potessi mischiare con la gente normale. Ma caro, io sono l'unica normale qui. Ma ovvio, sei unica e speciale. Cosa posso Che ordinarti? genio, ma questa è cominciata benissimo stasera. Speriamo prosegua a questo Sì, livello. grazie. Mi raccomando, non bere troppo.
Sono uscita per divertirmi. Lo so che sei un sergente, ma sai, io per te mi preoccupo sempre. Sei un amico prezioso. Sergente è un livello massonico. Che è, guarda tipo... che roba. Lei è qui per concludere un affare. Lei di solito, anche secondo me, invita tipo persone del Sismi per complottare proprio in quel locale. Lui è del Sismi. È l'unico in giacca e cravatta. L'unico in giacca e cravatta. Vuoi metterlo giù? Ora, mentre... Hai visto, le canzoni sono così brevi per non innescare problemi di copyright. Basta bere. Però, mentre finge di essere... Basta bere. Basta bere. Io faccio quello che voglio. No, non fa così. Faccio non quello fa. Che voglio. Perché è diventato tutto un tratto una tragedia? Cioè, andato in un locale a divertirsi che è proibito bere. Secondo me, quando beve guarda, troppo... Guarda, guarda. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Il signor Calò. Ah, 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 ah. E queste guardie che guarda. Mi sento un po' in tensione, guarda. No, ma perché ha fatto ciò? No, io... Chissà. No, perché lei quando beve troppo poi comincia a ordinare degli omicidi, per cui hanno detto no, no, non esagerato. Ma che stai facendo? Ah, ora prende le chiavi della sua borsetta perché le ha messo la droga e quella dello stupro. E poi, non, e poi... Sì, non volevo dirlo, ma ci sta. No, secondo me è così. Sì, ma in un locale simile lei è al sicuro. Ma quello poco ma sicuro, anzi, stuprarono a lui. Ora io lo vedo male. Io farei che c'è così un improvviso ribaltamento della situazione. Lei è andata in questo locale apposta sapendo delle sue intenzioni e poi in realtà adesso lo fa sistemare. Mi raccomando, okay. Non perdete tempo. Vai, vai. Queste guardie del corpo. Ai, 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 guarda lì. Bravo furbetto. Ora lui si intasca quella. Che ci vuoi fare? Prenderà le chiavi per trovarsi nel suo appartamento. No, ok, è già giorno. Quanti ricordi. Quanta cattiveria ho visto. Tutti schierati come un plotone di esecuzione per spararmi al primo errore. Questa è la nemesi di The Lady, capito? Penso a com'ero. Avevo voglia di divertirmi. Ma era così. Di essere spudorata. Me ne fregavo delle regole. Ora, c'è una situazione tipo Dracula, vediamo anche dei serpenti e delle diavolesse che escono dalle tenebre. E allora io sono scesa negli inferi e sono rinata un superbo genio del male. Una dice di sé di essere un genio del male, è tutto un programma. Luke, tu non stai bene con me. Devi trovare la tua felicità. Ma questo è il demonio che sta dentro di lei. Sì, sì. Andare! Vivere nell'ombra. Questo è il demonio, quello dentro... Come nel film Tetsuo, no? Cioè, sì, il demonio sì, dentro sì. La testa. Esatto. Non ti questo è un esper che la tormenta. Tu vuoi il potere che un uomo vada come un diritto. Diritto! Questa diritto. È roba sperimentale, proprio. Siamo ai limiti dello sperimentale. I momenti brutti con te sono stati di più di quelli belli. Ho capito che era finita. Anche quando la rabbia ci assale. Il male che guarda se stesso, guarda. Non dovrò mai dire. Perché squarciano il cuore per sempre. Lasciandoti andare. Sapevo che stavo mettendo la lapide sulla tomba. Mi aspetto una cosa tipo... Gesù ti fotte! No, stracciacazzi! Non esisti un altro. No, ho visto qualche film di zombie e ho detto... Ah, bella questa cosa, l'ha detto... Ma ora il male riposa. Ma stiamo seguendo il male durante la sua vita quotidiana. Cos'è? Ma dove sono? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma aspetta, ma questa non è mica la... Beh, lei. È lei! Chang. Non l'ho mica riconosciuta. No, non l'ho riconosciuta. Chang. Sta chiamando Chang. Signora, come stai? Signora, sono preoccupato. È un po' preoccupato. Sì, in effetti sì, lo sarei anch'io, guardo come è deformato. Non l'ho mica riconosciuta. Acqua o medicinale? Non mi sento di bere nulla. O forse sì, un bicchiere d'acqua. Mi porti una pillola per il mal di testa? Mi sembra di essere su una giostra.
Chiamo un dottore? Non voglio vedere nessuno. Troppa luce mi dà fastidio. Posso preparare un consomé? È un vampiro. La trama sta andando nel soprannaturale. Però diventa come quello. Ancora non ha deciso se fare uno zombie, un demoniato o... No, io voto per un vampiro con poteri tipo sì. Dracula. Non fermarti. Ecco così, devi essere felina. In un cantiere, ma dove siamo? Dove succede? Smettila di provocarmi, lo sai che il momento lo scelgo. È tutto un cantiere. Dai, ti faccio godere. So come distillare ogni goccia di piacere. So quando ho voglia. Dai, andiamo. Ci sono altre perle dal cassetto di Lori del Santo. Il mio cassetto preferito. Da parte di uno specchio. Ma lei si è vista allo specchio, sì? Ma cos'è successo? Non ricordo nulla. Ora vomita a getto su Chang. Immesso alla pista. E poi? Marisel, stata con lei, la notte, messa a letto. Dammi la borsetta, devo fare una chiamata. Signora, quando è rientrata, non aveva la borsa. Davvero? Dammi l'altro cellulare, quello che tengo di riserva. Dammi quello rosso in comunicazione con... Col diavolo. Chang non fa più ridere perché ormai si sa che tutti lo vogliono, allora lei ce l'ha messo. Sì, sempre sì, di più, sì, sempre esatto. Di più. Maccio capatonna. Ma c'è un meta film. Sono mio. Tu non mi conosci, ma io sì. Tu sei la magnate della TV, del cinema, dell'edilizia, dell'industria, della moda. Beh, sto parlando di Delenone di turno, quello più intraprendente, quello più upfront. Ti comunico, Lona, che tu sei la donna della mia vita. Tra tutte le donne che ho visionato, tu sei risultata la migliore. Già intravedo con te un futuro luminoso. Tu mi piaci. Ma l'attore gliel'ha mandato del Santo. Non lasciate sfuggire l'occasione di me. Questo filmato, via email. Tu sei The Lady, ma io sono Air di più. Una specie rara che ti farà defibrillare il cervello e fomentare il corpo. Lona, sono tuo. Sceglimi. Hai sentito che lei non è solo una potente della TV, ma anche dell'edilizia. Ma di tutto? Di tutto, di tutto. 5600000. Ti bacio. E anche... Ora. Pronto? Salve, Doris. Mi sposti tutti gli impegni. Non mi sento bene. Sono molto debole, ho dei forti mal di testa. Rimandi anche la mia partenza per Parigi. Sì, certo. Era da tanto tempo che non stavo male. Sì, è vero. È successo qualcosa di strano. Di inspiegabile, mai accaduto prima. Ho capito. Ora chiamano Van Helsing. Ora si lamenta che sente i topi grattare in soffitto. Arrivederci. Lei sembra un po' dell'est, ma secondo me lei diventa la Van Helsing di questa serie. Probabilmente sì, ma guarda, l'hanno messo anche questa pettinatura da usurpadora, sembra Stefania. Ma... La banana del peccato. Ma è finito? Ci rimani sempre. No, no, io speravo proprio. Forse dovremmo tenercene di più e poi fare. Porca miseria. No, non vorrei perdermi il gusto del mercoledì. Devo dire, è ripartita la grande. È ripartita la grande, ma sul finale. Capatonda, non si sa che c'entra. Cioè, allora, no, però mi è piaciuto il fatto che abbiamo chiarito che lei non è solo la magnata della pubblicità, ma è tipo un... Tutto. Secondo me scopriremo che edilizia, tipo edilizia... Infatti quei palazzi a Milano l'ha fatti lei. Sì, infatti quei palazzi. Se ci fosse ancora sarebbe tesserato nella P2. Certo. Anzi, che dico, sarebbe il capo. Il capo della P2, certo. E adesso è anche vampiro. No, sai cosa scopriremo? Che dopo questa trasformazione è diventata immortale. È diventata immortale anche un potere proprio paranormale sui propri... Io spero di vedere cose... Sì, tipo... dai, un letto che traballa. La mobilia che si sposta al suo pensiero. E farà dei dispettini a Chang, tipo gli sposterà i mobili mettendo in disordine la casa e farà... Chang, non hai sistemato? E purtroppo è finito. Signora, come stai? Mi brucio! Mamma!
Signora, sono preoccupato. La troia mia. Sono preoccupato. Le porto qualcosa? Tè, acqua o medicinale? Chiamami! 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 Chiamo un dottore? Lo sai cosa ha fatto? Quella straccia cazzi di tua figlia? Faccio preparare un consomè?